Salve amici, in questa nuova puntata di Eprodie oggi siamo in compagnia di un personaggio che ultimamente di televisione ne ha fatta tanta, perché intanto vogliamo dire siamo qui intorno a questo spazio bellissimo, una bella piscina, un bel territorio, siamo vicino a Porto Rotondo e siamo in compagnia di una delle protagoniste di Amici. Lei si chiama Samantha Fantauzzi ed è arrivata terza. Ciao Samantha. Ciao De Santi. De Santi come sei? Allora, intanto ben trovata. Guarda, facciamo il nostro pettegules della nostra trasmissione adesso. Vai, dimmi. Allora, Valerio, parliamo, dimmi. Parliamo di cose interessanti. Non parliamo di Valerio. Politica, ma che politica? Che non ne so niente. Parliamo di... No, parliamo di spettacolo, parliamo di Amici, parliamo di questo spettacolo, di questo programma televisivo che ormai sforna dei personaggi anche importanti, anche a livello discografico, insomma, Amici come programma si sente. Vedi Marco Carta. Carta penso sia uno dei più spiccati, ma non solo di questo momento, perché vabbè, avendo vinto Sanremo, avendo riscosso un successo mai visto prima da Amici, perché sicuramente nessun vincitore ha avuto il successo e ha avuto la fortuna, ha avuto il carisma, penso, di Marco Carta. Quindi avete una grande personalità in Sardegna. E noi ne siamo contenti e ne siamo felici. Aio. Ma dobbiamo parlare di quest'ultimo Amici. Quindi prima domanda è sicuramente... Valerio Scanu. Valerio, che tra l'altro devi sapere ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi miei quando era molto più ragazzino, non che adesso sia vecchio, è arrivato ad Amici, è entrato un po' in sordina quasi quasi, poi invece si è ritrovato lì per lì, a vincere, ha stappato l'orecchio a tutti. Parliamo quindi di Valerio. Beh, Valerio senz'altro è un artista dotatissimo tecnicamente, ha un colore di voce veramente notevole, ecco. Sicuramente Alessandra ha quel, e qui parlo sinceramente, da donna? Da donna, sì, non solo da donna, comunque sì, da donna, ha quel pezzettino d'anima che ti viene a toccare un po' più forte, da vicino, diciamo così, sì, almeno da donna e da spettatrice comunque, ne parlo. Mentre magari Valerio tecnicamente è anche superiore a lei, hanno due cose diverse. Lei è superiore un pochino nella dote chimica, non so come chiamarla. Sono quelle cose che uno ha o non ha. E lei ha quel, magari... ce n'ha tanto, tanto. Allora guarda, mentre il nostro operatore va piano a due, io invece ti faccio una domanda un po' più difficile di quella che ti ho fatto fino a questo momento. Ma che Samantha Fantauzzi? Perché è arrivata terza? Via, rispondi che sei arrivata prima. A quale rispondo prima? Rispondiamo pure alla prima domanda. Ho un'interferenza nella cuffia. Non fare la stupidina, devi rispondere. Samantha Fantauzzi è semplicemente un'attrice, una delle ultime attrici, perché da quest'anno non ci sarà più la categoria attori. Vedi quanta fortuna abbiamo noi attori in questa trasmissione. Inizia ad essere un po' triste, però quando dici una cosa del genere deve essere un po' triste. Dillo con più tristezza. Ripetiamolo con tristezza. Informazione che non è ancora ufficiale, attenzione. Quindi questo è lo scoop del prossimo Amici. Quest'anno non ci saranno attori, neanche attrici, perché purtroppo non vengono apprezzate da casa, ma io lo capisco, perché... L'attore ha bisogno di un complesso di cose più elaborato, nel senso che studiare una parte in un film o in uno spettacolo teatrale si ha un percorso, quindi stati d'animo cambiano a secondo della scena e arrivi al picco con una certa emotività, mentre ad Amici hai quei due minuti e devi sparare quella cosa e non hai il tempo di entrare fisicamente nel personaggio, quindi è una cosa un po' più complessa e effettivamente non adatta a un certo tipo di esibizione, se non si parla di grandi nomi come Proietti, come quelli, so, dei numeri, certo. Uno che gli basta un secondo e boom. Ma tra i vari due minuti che hai avuto a disposizione, quali sono stati i tuoi due minuti preferiti? Sicuramente i miei due minuti preferiti sono stati ad Amici o al di fuori di Amici? Ad Amici. Ad Amici? Sono tanti. Anche perché sai, i tempi televisivi, questi solo due minuti... I minuti della finale, o i due minuti quando mi hanno detto sei idonea, quando ho fatto il primo passo nella scuola.
quelli sono stati più emozionanti, assolutamente. Ma dentro la scuola di Amici poi cosa si vive? Come si vive? Sai, questo momento... I giorni si vive tonti, nel senso che non capisci bene se è reale la cosa. Poi io era la seconda volta che provavo, era un... Il primo anno ero, wow, ce la faccio, e poi boom, cracata. Il secondo non volevo neanche fare i provini, pensa, mi hanno richiamato, ti abbiamo richiamato perché volevamo che rifacessi, ho detto vabbè, ci riprovo. Poi quando ho fatto il passo avanti ho detto non me lo dicono, e invece idonea. E da lì nasce, i primi tre giorni non capisci nulla, poi realizzi, quando hai realizzato è finito. Cioè, un attimo. No, non c'hai, sì, non hai il tempo. Impari tantissime cose perché comunque sei buttato in sopravvivenza. Nel senso, c'è il pubblico in sala, ma c'è il pubblico a casa. Quindi la cosa è enorme. O la va o la spacca, no? Io l'ho spaccata solo nell'ultima puntata, nella finale. Devo dire che ho avuto un po' di problemi con la telecamera. Adesso sono superati e grazie ad Amici ho fatto diversi lavori, tra i quali il musical Footloose con il regista Malcolm americano, Portami tante rose, Un passo dal sogno, un film con Wolfgango, Vaporidis e Capotondi, una fiction, la fiction Gente di mare come protagonista di puntata, pubblicità comics, pubblicità team. Quest'anno uscirà un videogioco di Amici con i personaggi, sono uno dei personaggi del videogioco, quindi posso solo che dire grazie. Grazie, grazie, grazie a Maria, grazie a tutto, a questa cosa che esiste, che dà a noi giovani qualcosa, no? Perché anche da casa, anche se non arrivi a fare amici, comunque coltivare le passioni serve a non buttarsi sicuramente, visto che oggi ci sono molti giovani che... Io penso che non sia solo la futile droga o perché uno si vuole, è anche per anestetizzarsi, per non sentire, perché c'è un sacco di dolore in giro e nonostante uno non lo immagini, però noi giovani assorbiamo tanto e questi anni non sono dei più fortunati per l'Italia. Quindi dentro di te una delle cose che ti ha insegnato Amici è forse conoscerti di più. Assolutamente, e capire quanta fortuna... C'è. La prima cosa che hai imparato di te stessa all'interno poi di questo programma televisivo, qual è stata la prima cosa che hai imparato di te stessa? Che ero fragile e sapevo veramente poco, dovevo imparare tantissimo, questo. E ogni volta che mi capita una nuova situazione capisco quanto devo imparare, osservo e cerco di assorbire le cose che possono essere utili per il domani, sia le positive che le negative, perché penso che a volte le cose negative servano più di quelle positive, perché capisci che non vuoi farle, non vuoi essere in quel modo. Devo dire una cosa, vedete che qualche volta, no, sai, si parla di amici, amici, questi ragazzini, invece non è così, perché l'esempio è stato Marco Carta, perché secondo me Marco Carta, per fare, non perché sia sardo, perché io ti fido, no, per lui, come ho tifato per lui, però sì, però perché? Perché Amici, secondo me, già dallo scorso anno ha iniziato a cambiare anche il modo di presentarsi davanti al pubblico, perché prima sì, era un programma comunque molto visto, che faceva grandi numeri di audience, però poi dallo scorso anno e anche quest'anno devo dire è cambiato tantissimo, lancia i personaggi e insegna ancora di più, oltre quelle che sono le cose artistiche, i valori artistici di una persona, quelli che sono i valori interni di una persona, che sono le cose più importanti, no? Impara a difendersi anche, no, perché dimmi la verità, soprattutto. Aspetta che tanto non c'è nessuno. Senti, ma perché? Ma quando vi organizzate, no? Che vi, fra di voi, vi urlate. Organizzate, non vi organizzate. Ah, tutto vero. Tutto vero. Ma tu posso... metti, scusami tanto. No, dimmelo all'orecchio, allora, dimmelo all'orecchio. È tutto vero. Tutto allora, vero. Tu prendi delle persone, sì, dei ragazzi in questo caso, da tutta Italia, li chiudi in un edificio, qualsiasi, senza che cantino, ballino e recitano, gli fai fare un quadro, mettili insieme in 10 per 10 giorni con una telecamera e dimmi se non litigano. Litigano? Certo, è ovvio. Mannaggia. A scuola tu non litigavi? Io a scuola, io sì. Allora, aiò. Aiò. Allora, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Avremo modo di parlare ancora però durante i nostri spettacoli qua in giro per la Sardegna, perché so che durante l'arco della stagione estiva vi incontreremo quella per l'isola. Ti saluto e ti do un bacio.
ciao. E sono due però, Vabbè. Aio. Aio. Ciao. Ciao.